Sì. Grazie Presidente, grazie ai rappresentanti del Governo. Mi rivolgo al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali. L'area archeologica di Sibari è stata la prima colonia fondata dagli Achei sulla costa ionica della Calabria. Data la protezione naturale costituita dalle foci di due fiumi e la fertilità della pianura in cui venne fondata, a sud del Golfo di Taranto, la colonia in breve tempo divenne ricca e famosa, riconosciuta come la più potente delle città magno-greche, tanto da ricoprire una posizione egemonica su un vastissimo territorio, tale da essere considerata impero sotto il controllo di Sibari. Le profonde modifiche del territorio di Sibari, quali l'avanzamento della linea di costa dovuto ai depositi fluviali del Crate e del Coscile e le modifiche degli alvei dei due fiumi, avevano nei secoli reso difficile la ricerca archeologica. L'esplorazione scientifica del territorio di Sibari ha avuto inizio nel 1879 e si sono avute importanti scoperte, quali la necropoli ellenistica di Turii e la necropoli enotria, ed un insediamento del periodo bronzo-ferro all'area di Torre Mordillo. Fin da subito risultò evidente la complessa stratigrafia dovuta alla sovrapposizione di tre città sullo stesso sito, seppur non totale e con diversa estensione. Negli ultimi 20 anni sono stati stanziati per il recupero e la valorizzazione del parco archeologico circa 18 milioni di euro, per mettere in sicurezza idrogeologica per mezzo di trincee drenanti, per costruire nuovi edifici per l'accoglienza turistica, per costruire e arredare magazzini e sale del museo e per aprire nuovi scavi archeologici. In particolare, dopo l'alluvione del 2013, sono state messe in opera alcune trincee drenanti, mai usate prima in un sito archeologico, che avrebbero dovuto risolvere in maniera definitiva non solo i problemi di risalita di acqua dalla falda, ma anche quello dello smaltimento di acqua piovana e di scorrimento, anche se prima dell'alluvione del 2013 a tenere più o meno all'asciutto le strutture dei monumenti della falda frenatica sono i well points. Le chiedo quali iniziative intende mettere in atto il Ministero in indirizzo sia per restituire l'area alla fruibilità del pubblico che per conoscere come siano stati utilizzati i finanziamenti finora erogati e quali azioni intenda intraprendere per garantire una maggiore tutela, manutenzione e conservazione non solo dell'area archeologica di Sibari ma del nostro immenso patrimonio archeologico nel suo complesso, compreso quello considerato minore ma ricadente in una regione con termine a Matera, capitale europea della cultura 2019, visto che l'evento potrebbe essere da volano per lo sviluppo anche dei territori contigui. Grazie. Il Ministro per i beni e le attività culturali, dottor Bonisoli, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie mille signor Presidente, signori senatori, ringrazio il senatore Ruffa per la possibilità di confrontarmi sul tema della sicurezza dei siti archeologici. Cominciamo da Sibari innanzitutto, dall'area archeologica di Sibari. Ne ho due, perfetto. Allora, per quello che riguarda Sibari, permettetemi di ricordare che in considerazione della peculiarità del sito, richiamata anche nell'atto parlamentare, e del suo carattere di pregio spiccatamente archeologico, ha assunto carattere per entrare la salvaguardia di ogni singolo manufatto in esso esistente e conseguentemente l'integrità dell'intero sito è stato l'obiettivo primario fin qui perseguito e che continueremo a perseguire naturalmente. Con riferimento agli investimenti che sono stati fatti nel sito, si parla che dal 2013, l'anno dell'alluvione, nell'area del parco archeologico sono stati erogati per opere di tutela e valorizzazione dal Parco Archeologico di Sibari, sia fondi Arcus per un totale di 560.000 euro, che fondi provenienti dal PON Sibari, le misure 3.1 e 3.6, per un totale di circa 13 milioni di euro. Tutti i lavori che sono stati eseguiti sono redatti da certificati di regolare esecuzione o verbali di collaudo. Nell'ambito dei fondi PON Cultura sono stati da ultimo individuati anche 2 milioni ulteriori, di cui 682.000 più IVA, già contrattualizzati per lavori di musealizzazione e allestimenti. Questi lavori sono ancora in fase di esecuzione. Per quello che riguarda quello che è successo, lei ha giustamente sottolineato il problema delle trincee drenanti. Allora, fino a 2 anni fa, il controllo delle acque di faglia del sito veniva eseguito attraverso un uso di pompe elettriche.
Queste pompe elettriche però ci eravamo accorti che costavano molto in termini di costi di esercizio e quindi si era deciso di passare a delle trincee drenanti, che è la prima volta che vengono utilizzati in un sito archeologico di questo tipo. Purtroppo le trincee drenanti dal 3 di ottobre hanno qualche problema e quindi non riescono più a drenare quanto dovrebbero fare. Per fortuna abbiamo sul sito ancora tre pompe drenanti che sono potenzialmente in funzione, quindi per le emergenze abbiamo una capacità di risposta. Sono d'accordo che non bastano per assicurare l'apertura del sito, conseguentemente sono allo studio progetti di fattibilità per probabilmente associare ad un ripristino delle trincee drenanti una capacità di pompaggio delle acque di faglia tali per cui il sito non venga chiuso ma sia completamente fruibile. Per ultimo vorrei ricordare che, qua parliamo di tutto il patrimonio culturale italiano naturalmente, che all'interno del decreto, il cosiddetto decreto Genova, quindi la legge che è diventata, adesso vi dico la data esatta, dunque esatto, trovata in Gazzetta Ufficiale nel 28 settembre del 2018, convertita il 16 novembre 2018, è prevista tra l'altro l'adozione da parte del mio Ministero nell'ambito di attività di conservazione di cui agli articoli 29 seguenti del Codice del Bene Culturale e del Paesaggio, un piano straordinario nazionale di monitoraggio dei beni culturali immobili. Grazie. Interviene in replica il senatore Ruffa. Grazie Ministro, non avevo dubbi del suo impegno e della sua lealtà, visto che siamo concordi e in accordo sul fatto che bisogna ancora lavorare e purtroppo qui è la natura che non ci ha dato una mano e confido nel suo lavoro che vedo proficuo e continuo, quindi la ringrazio e ci impegneremo insieme. Grazie.